Per alcuni, l'8 marzo non è solo una scusa per regalare mimose, ma un'occasione reale di discussione e incontro. E grande è stata la partecipazione e l'interesse per l'evento Le donne marocchine in Italia, integrazione, ruolo e sfide, organizzato dall'Associazione Donne e Diritto nella giornata dedicata a tutto il gentil sesso. Veramente una cosa bellissima, perché la donna è una madre, una sorella, una figlia, e la donna è grande nel mondo. Enrich the discussion and the communication. Questo evento è molto importante perché permette di arricchire il rapporto e la comunicazione tra la comunità marocchina in diversi settori per promuovere, incrementare e condividere idee sulla stabilità, sul lavoro e sui diversi aspetti dell'integrazione. Working, integration. Ci sono notevoli difficoltà che ancora oggi sono da affrontare, però credo che attraverso la mediazione, attraverso l'integrazione, soprattutto attraverso anche un flusso di passaparola, ci si possa lavorare. Per costruire un'Italia in cui il processo di integrazione deve passare attraverso ambe le due parti e quindi riconoscere nel pieno della totalità i propri diritti, ma soprattutto i propri doveri. Si è potuto discutere della problematica riguarda alla necessità di conoscere la lingua e la cultura italiana per essere perfettamente integrati alla società, come la questione del lavoro, come la questione delle donne. Quindi soprattutto è necessario mettere le donne al centro del nostro sistema sociale come attive per costruire una società più evoluta e più sviluppata. Al giorno d'oggi si parla tanto di immigrazione, fenomeno sempre esistito e insito nella biologia dell'uomo, spesso usato come bandiera bianca da questo o da quel lato politico, senza però rendersi conto che il popolo marocchino affonda ormai le sue radici, ben radicate e legate al nostro, nella terza generazione. E la vera inclusione la si può avvertire nella sala, dove giovani ragazze marocchine a capo scoperto intonano con le signore più tradizionali il tipico urlo di gioia, Zagruta.